Allora signori, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a VIP TV, prima uscita, sì, fatevi l'applauso, fatevi sentire, calorosi, calorosi, buonasera, buonasera, benvenuti. Ovviamente, come avete potuto capire, si parlerà di moda, moda come espressione artistica, se non la moda. Ovviamente parliamo della moda come tematica centrale, una forma di linguaggio universale che permette appunto di costruire, di sfare le nostre identità, in poche parole essere chi vogliamo e soprattutto cosa desideriamo. Insomma, modelliamo il nostro sguardo, il modo di agire, il modo di comportarci e soprattutto anche il linguaggio, anche la moda, anche il linguaggio della moda, bene o male, andiamo a vedere qui questa sera insieme. Signori, dovete sapere che anche la moda in qualche modo affonda le radici in quella che poi è la tradizione greca. Non solo uomini o donne in qualche modo perseguivano l'ideale di perfezione a livello fisico, ma soprattutto parliamo anche della moda come al centro di questo ideale di perfezione. Pensiamo per esempio all'incipit greco, kalos kai agathos, tutto deve essere perfezione, armonia, ed è quello che parleremo qui questa sera insieme. Quindi una moda che è vista come un fenomeno sociale, anche un fenomeno politico, con una enorme, ecco, propensione a quello che poi è il lusso, l'opulenza e appunto l'ostentazione. E infatti basti pensare anche alla parola cosmetico, ecco, deriva dal greco cosmos, che vuol dire universale, mondo universale, tutto perfettamente ordinato, in contrapposizione poi a caos, no, che vuol dire appunto disordine. Ma signori, prima di presentare, io vorrei fare subito un applauso a questa bellissima giuria che vedete qui. Lei è Giada Panella, facciamo un applauso più forte per Giada. Lei ha partecipato a Uomini e Donne, purtroppo mi ha detto che non ha trovato l'anima gemella, però signori, voglio qui l'applauso più forte, perché lei ha sponsorizzato una importante campagna di prevenzione contro il tumore al seno, e parlo di LILT, e quindi facciamo l'applauso ancora più forte per Giada, e ancora complimenti Giada. Grazie mille per avermi dato la possibilità di partecipare a questa sfilata. Voglio fare un grandissimo in bocca al lupo alle ragazze e ai ragazzi, siete bellissimi. E un consiglio che vi do: non è il voto che fa la persona, voi comunque dovete essere sempre voi stessi e andate avanti per la vostra strada. Ed ecco Vincenzo Lancia. Però dobbiamo dire anche una cosa, che Vincenzo, oltre all'autoironia che davvero serve nella vita, perché è così che riusciamo ad affrontare anche i problemi un po' più pesanti, però ci tengo a dire che è un importante criminologo, quindi ha anche una veste seria. Facciamo un applauso a Vincenzo. Ecco, facciamo un applauso a Vincenzo. Prego Vincenzo. Grazie, sono onorato di partecipare a questa bellissima manifestazione diretta dal mio amico, sempre presente, Marcello. Un applauso a Marcello per tutto quello che fa, che ha una pazienza. E allora io vi voglio augurare veramente tutto il bene, ma soprattutto alle famiglie che vi portano e vi sopportano e supportano. Adesso non so qual è prima e seconda, ma va bene, facciamo un applauso alle famiglie. E che il vostro desiderio sia vero. E poi vorrei fare un grande applauso alla mia compagna Ivana, che ha passato un periodo di salute molto particolare. Grazie, grazie, grazie. Ciao Ivana, grazie per essere qui questa sera. E poi voglio dare la parola, nonché l'altro giurato di questa sera, Daniele Amorosi, assessore comunale di Civitadantino. Mi corregga se ho sbagliato qualcosina. Perfetto, perfetto. Perfetto, grazie. Ottimo. Beh, io oltre a rinnovare le parole che ha già detto Giada per i ragazzi e le ragazze, vorrei fare un ringraziamento particolare ad Alessandro, organizzatore di queste manifestazioni. Perché
perché secondo me è veramente doveroso ringraziare Alessandro per tutto quello che fa per la nostra comunità. Grazie. Grazie a voi per essere qui, alle famiglie, agli assessori, agli amici e ad Alessandro, che naturalmente prende in mano tutta l'organizzazione tecnica di quello che è gestire tutta questa situazione artistica, per di più con un tempo come oggi che erano state previste naturalmente delle esterne, ma abbiamo dovuto trovare un piano B opportunatamente per far stare i ragazzi a proprio agio, non era il caso insomma di portarli in esterna. Io volevo augurare ai ragazzi, come dice naturalmente il nostro amico Vincenzo, che ogni loro desiderio diventi realtà. Penso che sia l'augurio più bello in questi tempi. Dopo 2 anni di chiusure, loro hanno trovato attraverso questo programma una valvola di sfogo per ritrovare se stessi e per potersi lasciare alle spalle questo brutto periodo, sperando in un futuro migliore. Un abbraccio. E va bene, signori, bene. Vi ho presentato più o meno quello che poi sarà l'iter della serata, ma io sono davvero curioso di vedere questi ragazzi sfilare. Lo siete anche voi, signori? Dite la verità. Noi siamo tutti curiosi, allora vi do 3 parole. 3 parole chiave che incorniciano la prima uscita di questa sera. Charme, garbo, eleganza. Ovviamente, come avete capito, la prima uscita vede un look elegante. Io inizierei subito con un grande applauso.
Davvero, grazie, grazie. Ma adesso, signori, divertimento è la parola chiave, musica, l'abbiamo ascoltata davvero tante tante volte, musica, mi piace suonare, batterie, percussioni, chitarra, hanno detto di tutto i ragazzi. Ma a proposito di strumenti musicali, signori, voglio farvi ascoltare lui, ecco, vieni qua, vieni, vieni, sali, sali, così diamo anche il tuo nome e cognome con lo strumento. Incoraggiamolo con un applauso anche da lì, ragazzi. Fate l'applauso, fatevi sentire. Io sono Pasquale Barlotti, vengo da Pessum, Costiera Amalfitana, va bene, provincia di Salerno. E niente, io sono venuto qui, diciamo, come musicista, perché sono un po' di strumenti. Il sax, il pianoforte, la chitarra, canto. Mi diverto, mi piace, lo faccio da quando ero piccolo. E questa sera vi farò sentire un paio di brani col sax, spero siano di vostro gradimento. E niente, buona serata ancora e un applauso ancora a tutti questi ragazzi che comunque si stanno impegnando. Ragazzi bravi, siete tutti belli e bravi, pure le ragazze ovviamente. E signori, cosa dirvi? Ha detto e ha fatto tutto lui. Io non me la perderei. Prego, musica! Okay, dai, no, abbiamo dato qualche chicca, qualche assaggio, i ragazzi sono già entrati a suon di musica, a battito mani, ma prima di farli sfilare vi dico, apro solo una piccola parentesi, perché è un po' una vena comica, parlo dell'intimo, l'intimo in, di sé per sé è una vena comica, come diceva anche in Senilità un certo, no? Svevo. Però vi dico che l'intimo entra a far parte nella categoria abbigliamento, parliamo nell'Ottocento, ed era prettamente di colore bianco. Bianco perché? Perché resisteva ai lavaggi più frequenti. Ecco, questo giusto per introdurvi la nuova categoria, ovvero la nuova categoria, la nuova uscita che stiamo per vedere insieme qui dei ragazzi. La seconda uscita, prego signori, facciamo un grande applauso! Thank you.
E rieccoci, bentornati! Che colore, bentornati a VIP TV! Stiamo alle conclusioni, signori, è arrivato il momento di scoprire chi in qualche modo si è fatto notare di più, ecco, chiamiamolo così, ecco, una miss e un mister. E qui chiamo vicino a me Giada Panella, vieni qua Giada! Allora Giada, cosa mi vuoi dire innanzitutto? È stata difficile la votazione? Sì, abbastanza, molto difficile. Ho visto che avete discusso abbastanza. Sì, beh, essendo molti ragazzi, scegliere soltanto un ragazzo, una ragazza, non è facile, sinceramente, visto che la bellezza c'è da entrambe le parti, quindi è stato abbastanza complicato scegliere, sì. Quindi canone principale la bellezza e poi soprattutto anche il padroneggiare quello che è la passerella. Esattamente, sì, esattamente. La bellezza, sì, fino a un certo punto, poi subentra altro. Certo. Il modo di camminare, il modo di porsi, un po' tutto l'insieme. È l'insieme, no? È la somma che fa il totale, diceva Totò. Ok, va bene. Signori, siamo arrivati alle conclusioni, anzi alla conclusione, perché adesso Giada ci dirà, parti da miss o mister? Da miss. Da miss? Qui, certo. Signori, quando dirà il nome Giada, voglio l'applauso più caloroso che potete fare, ok? Vai Giada. Giro verso di loro o rimango così? Come vuoi, Giada. Allora, la miss è Arianna Polidori. Arianna! Eccola! Vieni Arianna, complimenti! Applauso per Arianna! Bravissima! Aspetta, dall'emozione sta accadendo, aspettate, che succede? Oh, there comes a time. Grazie mille a tutti. When we hit a certain non sai cosa dire, non sai. Sì, sì. Attenzione, già da prendere. Arianna, se no qua a caso. Hai visto qua? Ok, adesso Giada, è arrivato il momento del mister. Mister. Allora, il mister è Christian Josche. Christian! Ha lanciato le ciabatte! Vieni qua, Christian! Eccoti l'applauso, vai dell'applauso al mister pure, no?